Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi quello che c'è nella mia borsa, ovvero il What's in My Bag. Questo video è veramente molto popolare, molto conosciuto qui su YouTube. Io l'avevo registrato circa un paio di volte negli anni passati, però era da un po' di tempo che non registravo più nessun video tag e quindi ho pensato di registrare questo, quindi di mostrarvi quello che c'è nella mia borsa in questo periodo. In queste ultime settimane sto utilizzando questa borsa, la Falabella di Stella McCartney a 3 catene, che mi capita di alternarla anche con la versione nera. Questa, come potete vedere, è tutta grigia ed è un colore, per quanto riguarda le borse, che mi piace molto perché lo trovo un colore come il nero molto facile da abbinare a qualsiasi tipo di outfit, qualsiasi tipo di look. Una borsa sia da giorno che da sera, veramente la indosso, la utilizzo molto molto spesso, appunto anche di sera. E di sera quando è meno piena, quindi adesso non fateci caso perché è veramente molto molto piena, però quando è un po' più vuota mi piace indossarla anche a spalla in questo modo, quindi piegata proprio come una vera e propria pochettina ma in versione un po' più grande. Adesso non rende molto perché è veramente pienissima, ci sono un sacco di cose all'interno e quindi risulta molto gonfia, e in questo modo piegata non mi piace quando è troppo troppo piena, però appunto quando è un po' più vuota mi piace indossarla anche così perché è molto più comoda. L'unica cosa che pesa tantissimo, le catene, anche quando la borsa è abbastanza vuota è veramente pesante perché le catene pesano tantissimo, veramente un sacco, però è un modello di borsa che mi piace sempre indossare. Il bello di questa borsa è che si può indossare in due modi, come vi ho fatto vedere prima, quindi a spalla oppure anche semplicemente a braccio, portata in questo modo, e la utilizzo così quando, come in questo caso, è super super piena. Adesso però vediamo cosa c'è al suo interno, pesco random e vediamo un po'. Prima di tirare fuori le cose vi faccio vedere un attimo com'è fatta all'interno. All'interno c'è soltanto una tasca laterale, aspettate che pesa parecchio, da questa parte c'è la zip e una tasca abbastanza capiente, ci sono diverse cose, però ecco, è l'unica tasca che c'è all'interno di questa borsa. E poi, come potete vedere, non ci sono altri scomparti, insomma, è un pezzo unico. Partiamo proprio dalla taschina. Allora, all'interno di questa tasca c'è un semplicissimo elastico nero per i capelli, poi una penna. Questa penna rosa che ho acquistato da Tiger un paio d'anni fa, è sempre comodo, fa sempre utile una penna in borsa. Poi ho questa confezione di pillole mensile e poi una Brooklyn alla menta, sì, soltanto una Brooklyn. E basta, nella taschina non c'è più niente. Adesso veniamo alla parte principale di questa borsa, insomma, vediamo tutto il resto. La prima cosa che mi cade all'occhio è questa fascia per i capelli. Sapete che in questo periodo utilizzo le cuffiette, le berrette, le fasce per i capelli. Avevo in borsa questa di H&M, questa fascia di lana intrecciata, molto molto carina, per l'inverno veramente perfetta. Poi c'è questa pochettina di Victoria's Secret che ho acquistato, non ricordo se a Londra o a New York, però mi sa a Londra. E all'interno di questa pochettina ci sono i balsami per labbra principalmente. Oltre ai balsami per labbra ho anche una tinta labbra, forse è l'unico prodotto di make up che ho all'interno della borsa se non ricordo male. Questa è la tinta labbra di Wycon nella colorazione 06, tra l'altro questo colore è indossato sulle labbra, mi piace veramente molto. È una tinta labbra completamente matte e mi piace la durata, mi piace insomma come si applica perché è veramente molto facile da applicare. È anche un colore che mi piace molto. Poi appunto i balsami per labbra. Ho questo burro cacao di Alchemilla addolcilabbra nocciotella. Questo burro cacao sa tantissimo, profuma un sacco di... mi ricorda il gelato alla nocciola, è veramente buonissimo, rende le labbra molto molto morbide e anche molto profumate. Ti lascia sulle labbra proprio questo profumo di nocciola. Poi ci sono altri due balsami per labbra, questi li ho inseriti da poco nella borsa proprio perché mi sono arrivati circa 5 giorni fa. Sono i nuovi balsami per labbra di Puro Bio. Ho inserito questo Everyday Lip Balm, questo è il classico balsamo per labbra che non ha colorazione, infatti è anche perfetto per l'uomo proprio perché non resta neanche un minimo lucido, non ha un profumo particolare, è un classico burro cacao. Questo e l'altro invece che ho deciso di inserire è sempre l'Everyday Lip Balm, questo però color, quindi è leggermente colorato sulle labbra, in realtà è quasi molto simile al colore delle mie labbra, però dà forse appena appena un trucco di colore in più. E anche questo mi piace molto, questo profuma, ha un buon profumo di... ha un profumo dolce, zucchero filato forse, boh, un profumo dolce e mi piace.
Quindi questo balsamo colorato, insomma, invece questo che non ha colorazione. E poi l'ultima cosa che c'è all'interno di questa pochette sono due campioncini di profumo, perché a volte mi capita di uscire di casa e dimenticarmi di spruzzare il profumo, allora mi piace avere in borsa dei campioncini da utilizzare quando sono fuori casa e ho dimenticato di mettere il profumo. Questo ad esempio è di Hugo Boss e poi c'è questo, il Lady Million, che mi piace molto. Poi c'è questa pochette tutta nera con i cuoricini bianchi, abbastanza grande. Questa non la tengo in borsa tutti i giorni, mi capita, la utilizzo quando vado da Ste per mettere dentro il portalenti, gli occhiali, magari una crema da notte da utilizzare prima di andare a dormire, comunque. Adesso cosa c'è all'interno? Allora, c'è l'orologio, il Daniel Wellington, perché ieri sono andata a pranzo, quindi l'ho indossato, poi ho dormito da lui, quindi prima di andare a letto l'ho tolto e l'ho inserito nella pochettina per non dimenticarlo a casa sua. Poi c'è il portalenti, dove ripongo sempre le lenti la sera prima di andare a letto, ovviamente. Poi cosa c'è? C'è la chiavetta con tutte le serie TV, i film che stiamo guardando in questo ultimo periodo, in questa settimana. Ad esempio stiamo guardando Quantico, una serie TV che ci sta piacendo molto. Poi c'è questo adattatore, non so se l'adattatore sia il suo nome esatto, comunque questo lo utilizzo in macchina per caricare il telefono. E poi ho un braccialetto di Tiffany, anche questo perché l'ho utilizzato, l'ho indossato ieri per il pranzo, insomma, poi per andare a dormire l'ho tolto perché avevo tanti braccialetti, quindi questo l'ho tolto. E poi basta, all'interno di questa pochettina non c'è più niente. Poi ho questo portatessere che ho acquistato da Forever 21 a Parigi, tutto bianco con la trama, con il bordo di catene, come è la borsa, quindi la trovo in perfetto abbinamento. E all'interno di questa di questo astuccino, insomma, ripongo le mie tesserine, la mia carta, il mio codice fiscale, la mia tessera sanitaria, la carta d'identità e alcune tessere dei vari negozi. Una cosa che non manca mai nella mia borsa, o quasi mai, sono dei fazzoletti di carta. Poi c'è il contenitore dei miei occhiali da vista, che in questo caso è vuoto perché gli occhiali li ho sparsi qua per casa. Poi, non può mai mancare, una bottiglietta di acqua naturale, sempre e solo naturale. Poi c'è questa pochette, sempre di Victoria's Secret, che ho acquistato a Londra, dove all'interno tengo le chiavi del negozio, le chiavi del lavoro, e tra l'altro appesa alle chiavi del lavoro ho attaccato anche queste due fragoline, una rossa e una rosa, che ho acquistato da Tiger a Roma un paio di anni fa, le trovo veramente molto carine. Poi le chiavi della macchina con questo portachiavi a forma di panda, veramente molto molto carino, questo l'ho preso da H&M e l'ho trovato a Valencia. Poi un'altra pochettina, come potete vedere la mia borsa è divisa tutta in pochettine, un'altra pochettina, questa di H&M, è un po' sporca, dovrei lavarla, sì. E all'interno tengo gli assorbenti, cose da donne. Poi ho anche queste, come si chiamano? Queste arachide zuccherate, adesso quando arriva il periodo, almeno qua in Lombardia, qua a Brescia, si festeggia Santa Lucia il 13 dicembre e quindi si iniziano a trovare nei supermercati queste cosine veramente molto deliziose, molto buone, e le ho in borsa perché mi capita di sgranocchiarle a lavoro ogni tanto, sia appunto arachide zuccherate che sono buonissime. Poi il portafoglio che dovrei cambiare perché ce l'ho da un po' di tempo ormai e abbastanza, la cerniera si è un po' consumata. Questo è di Bershka, tutto bianco con la scritta Bershka in oro, e all'interno del mio portafoglio tengo insomma le solite cose, carte di credito, documenti e soldi. Però sì, il portafoglio lo voglio cambiare perché mi ha stufato. Poi ovviamente il mio telefono, questo è l'iPhone 6 e la cover del periodo, quella che sto utilizzando da una settimana, e questa mi piace tantissimo, questa è di Case Up, ho messo anche la foto su Instagram e ho taggato il profilo, quindi, perché siete state in tantissime che privatamente in direct mi avete chiesto dove avessi preso questa cover, e ho messo la foto e ho anche taggato il brand, quindi se volete andare a ripescarla lo trovate. Io la trovo veramente bellissima, l'ho scelta con l'effetto marmo, c'era anche tutta di marmo, però io l'ho preferita così, quindi nella prima parte è color salmone, questo triangolo è color salmone, poi c'è il triangolo con l'effetto marmo, e poi c'è quest'altro con lo sfondo bianco e poi tutti questi schizzi in oro. La trovo veramente molto molto carina, questo effetto, questo stile geometrico mi piace molto, abbinato poi al marmo, top veramente. Quindi se vi interessa, su Instagram trovate il brand, insomma il sito da dove l'ho presa.
Poi un altro balsamo per labbra, questo della EOS alla menta, sì. Questo è veramente molto molto buono e tra l'altro me lo applico visto che ho le labbra sempre sempre screpolate, sempre secche. E poi l'ultima cosa che c'è nella mia borsa, a parte per qualche centesimino che mi esce, insomma, che va sparso quella per la borsa, sono le chiavi di casa, dove ho appeso questo portachiavi a forma di ananas dorato che ho acquistato sempre da H&M. Tutti questi portachiavi sfiziosi li trovate da H&M, e però sono portachiavi che ho acquistato da un po' di tempo ormai, quindi probabilmente nei negozi non ci sono più. Basta? Sì, questo è tutto quello che c'è nella mia borsa in questo ultimo periodo. Però non chiudete il video, restate sintonizzate perché ho una sorpresina per voi. Ho deciso di mettere in palio questa confezione per una di voi, quindi si apre oggi questo giveaway. Vi metto comunque magari le regole per partecipare qua sotto, dopo ve le dico anche a voce, però prima voglio mostrarvi il regalino. Ho pensato di regalarvi questa confezione di Puro Bio, tra l'altro la scatolina la trovo veramente deliziosa, guardate quanto è bella. All'interno di questa confezione ci sono due prodotti, c'è una matita contorno labbra con il suo rossetto abbinato. Guardate, la confezione è così all'interno, veramente curata nei minimi dettagli. Il rossetto è il numero 02 e la matita abbinata è la numero 08. Non li apro perché non voglio rovinarli, comunque ve li faccio vedere visto che ce li ho anch'io. Allora, il rossetto 02 di tutta la collezione è l'unico rossetto shimmer, quindi che resta un po' lucido sulle labbra. Ed è un colore veramente molto molto bello, sì, questo è appunto lo 02. E poi c'è la sua matita rossetto abbinata che è appunto la 08, poi vi faccio la ripresa, ve li faccio vedere. Le regole per partecipare al giveaway sono veramente semplicissime. La prima è quella di essere iscritti al canale, la seconda di lasciare un mi piace sotto questo video, la terza è di lasciare un commentino sempre sotto questo video, perché poi tra tutti i commenti che riceverò sotto questo video sceglierò il commento della vincitrice. E il nome della vincitrice sarà online nel video di martedì prossimo, quindi sotto il video di martedì prossimo troverete il nome della vincitrice. E poi se vi va seguitemi anche su Instagram, questa non è proprio una regola, però se vi va di seguirmi anche lì mi fa veramente molto molto piacere. E quindi ecco, se volete vincere questa confezione, che tra l'altro è uscita proprio come confezione a regalo di Natale, le trovo veramente carinissime queste scatoline, queste confezioni. Quindi se volete vincere questa scatolina, partecipate al giveaway. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!